Volendo semplificare, abbiamo fondamentalmente tre forme di poleis: monarchica, aristocratica e democratica. Si parla di polis monarchica quando c'è un unico magistrato al potere e questo resta in carica a vita. La polis monarchica è un'istituzione con caratteristiche molto diverse dalle monarchie assolute delle civiltà orientali. Il re magistrato, infatti, non è un sovrano in senso stretto, ma esercita la sovranità in nome del popolo e non è mai ritenuto un dio. La polis è aristocratica quando il governo è gestito da un gruppo ristretto di persone che vantano in genere un'illustre discendenza e il cui prestigio sociale è dato di solito dal possesso di proprietà terriere. Aristocrazia significa infatti potere degli aristoi, cioè potere esercitato dai migliori. La polis si definisce infine democratica quando la città è governata dalla comunità dei cittadini, il demos, come veniva chiamato ad Atene, comunità che si riunisce nelle assemblee. Le decisioni importanti in materia politica, economica e militare vengono prese nell'ambito di assemblee estese a tutti i membri maschi adulti della città. Nella democrazia è questa la comunità che decide. Le tre forme di governo in cui una polis poteva essere organizzata, monarchica, aristocratica e democratica, non si realizzarono quasi mai nella loro purezza. Spesso in una città-stato erano compresenti elementi delle diverse forme e il governo era il frutto dell'equilibrio tra le forze politiche che sostenevano le diverse istituzioni della polis. Alle volte, inoltre, in una polis potevano verificarsi passaggi graduali da una forma di governo all'altra, con fasi di transizione più o meno lunghe, e dunque periodi di governi ibridi.